Nel 1793 la Repubblica francese sta cadendo a pezzi. Tra sconfitte militari e crisi economica, nelle aule della Convenzione Nazionale si iniziano a cercare i colpevoli. Parigi è in un clima perenne di agitazione. Sarebbe bastato davvero poco per far sprofondare la situazione nella violenza più assoluta, nella paura, nel terrore. Nelle aule della Convenzione Nazionale inizia lo scontro finale tra i Girondini e i Montagnardi. L'accusa verso gli uomini di Brissot è di aver perso il controllo della situazione, cosa abbastanza vera. I Montagnardi insistono sulla necessità di misure d'emergenza, un calmiere, requisizioni di guerra, aiuti alle famiglie dei volontari. Queste misure non sono però conciliabili con il liberismo della borghesia girondina. I dibattiti si fanno sempre più accesi e violenti, finché il 2 giugno 1793 si arriva alla resa dei conti. Una folla organizzata dalle sezioni parigine alleate dei Giacobini circonda la convenzione. La loro richiesta è di arrestare e condannare a morte 29 deputati girondini e due ministri. L'accusa? Tradimento. La convenzione, vista la situazione, è costretta ad accettare. Con queste condanne, i Giacobini rimpiazzano i girondini a guida della convenzione. La sovranità parlamentare è stata totalmente ignorata. Ma se a Parigi un'azione del genere può essere vista come quasi normale, nelle province lo sgomento si diffonde per tutta la Francia. 60 dipartimenti su 83 rovesciano le municipalità giacobine nella cosiddetta rivolta federalista. Tolone consegna agli inglesi la squadra navale del Mediterraneo e viene occupata. La situazione è disperata. In un ultimo tentativo di salvare la Repubblica, il potere esecutivo è consegnato al Comitato di Salute Pubblica, formato da 9 membri. Come prima cosa, il comitato invia l'esercito a sedare la rivolta. Per quanto riguarda i nemici esterni, viene chiamata la leva di massa e nei nuovi reparti sono inviati commissari politici dai poteri illimitati, compresa la possibilità di giustiziare gli ufficiali di dubbia fede repubblicana. Gli ultimi ufficiali rimasti dell'aristocrazia militare sono allontanati o direttamente fucilati. Al loro posto inizia l'ascesa di giovanissimi comandanti di estrazione popolare. In questo clima di grande cambiamento, i Giacobini decidono di varare una nuova Costituzione il 24 giugno 1793. La democrazia diventa totale. Il suffragio diventa universale per i cittadini maschi e viene inserito il concetto di referendum. Il popolo sarà chiamato a dare l'approvazione alle leggi più importanti. La nuova Costituzione è preceduta da una riformulazione dei diritti. Vengono aggiunti quelli alla sussistenza, al lavoro, all'istruzione e all'insurrezione. Nonostante i buoni propositi, la Costituzione del 1793 non entra mai in vigore, anche con un referendum positivo a riguardo. In tutto questo, le donne non vengono mai chiamate in causa. Solo Olympe de Gouges avrebbe difeso i diritti delle rivoluzionarie, fondando il club delle Trécoutées. La sua dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, però, sarebbe stata respinta dalla Convenzione. Nel frattempo a Parigi, un'altra donna finisce sulla bocca di tutti, Charlotte Corday, una monarchica in cerca di vendetta per i girondini giustiziati. Il 13 luglio 1793 assassina l'amico del popolo, Jean-Paul Marat. La morte di un personaggio così prestigioso della rivoluzione porta ad una svolta autoritaria il Comitato di Salute Pubblica. Il comitato assorbe tutti i grandi ministeri. Ne fanno parte Montagnardi, Sansculotti e radicali come Saint-Just. Il 27 luglio 1793, dopo rimpasti più o meno violenti, entra a farne parte anche il giacobino Robespierre, che da lì a poco ne sarebbe diventato protagonista. Robespierre, infatti, cerca una mediazione tra il movimento popolare più violento e la borghesia rivoluzionaria, che ha avviato la grande esperienza repubblicana. Ispirato dall'illuminismo e dalla teoria della volontà generale e dell'uguaglianza, Robespierre ha il supporto dei Sansculotti. A livello economico, crede in una Francia di piccoli proprietari terrieri e artigiani, mantenendo l'idea della necessità della proprietà privata all'interno di un certo liberismo economico. Le terre confiscate agli aristocratici sono divise in piccoli lotti per favorire l'acquisto da parte di contadini poveri, con 10 anni di tempo per ripagare. Un ottimo modo per legare anche la campagna alla rivoluzione. Sempre per i ceti più poveri, il comitato adotta vari provvedimenti chiesti da tempo. Viene imposto un maximum nazionale sui cereali, poi esteso ad ogni cosa e perfino ai salari per far abbattere l'inflazione. I ricchi ricevono il conto di queste politiche. Imposte straordinarie colpiscono chi, agli occhi del comitato, ha troppo. La minaccia della ghigliottina porta anche gli speculatori a più miti consigli. Infatti, davanti a provvedimenti così drastici, l'unico modo per mantenere il controllo della situazione è solo uno: la violenza, o meglio, il terrore. Oltre il Comitato di Salute Pubblica, un altro organo regna sulla vita politica della Repubblica, il Comitato di Sicurezza Generale.
Questo comitato ha un ruolo di polizia politica, emettendo mandati d'arresto e rimettendo al tribunale rivoluzionario, gestito dai due comitati, i presunti nemici del popolo. Il terrore, da soluzione temporanea, diventa la norma. Come avrebbe detto Robespierre davanti alla convenzione, la virtù senza il terrore è impotente. La ghigliottina reclama le teste di decine, centinaia, migliaia di nemici della rivoluzione. Nell'ottobre del 1793, Maria Antonietta è giustiziata insieme a 21 deputati girondini. Arriva poi il momento dei rivoluzionari della prima ora, che hanno perso ogni utilità per la causa. Jean-Sylvain Bailly, sindaco di Parigi dopo la presa della Bastiglia, è seguito dal chimico Antoine-Laurent Lavoisier, dalla femminista Olympe de Gouges, per aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso, e così tanti altri. A Nantes, in Vandea, le esecuzioni sommarie di preti refrattari e sospetti continuano, gettati nella Loira o fucilati. In tutto questo, i deputati della Palude, seppur maggioranza nella convenzione, sono terrorizzati e accettano che il Comitato di Salute Pubblica si sporchi le mani per la Francia. In questo clima di violenza, i radicali, come gli arrabbiati e i seguaci di Jacques-René Hébert, gli ébertisti, riescono a forzare la Palude a misure sempre più estreme. Una di queste è la scristianizzazione della Repubblica Francese. Le chiese vengono chiuse o adibite al culto della Dea Ragione, eredità del deismo illuminista. Le feste religiose sono soppresse e i preti spinti a sposarsi. Il matrimonio civile e il divorzio sono solo le ultime novità di questa politica, molto voluta dagli ébertisti. L'idea dei radicali è staccarsi dal passato in ogni modo. Nel novembre 1793 l'antico calendario gregoriano è sostituito dal calendario repubblicano o rivoluzionario. L'inizio di questo calendario è segnato al 22 settembre 1792, da quel momento in poi anno primo, come primo giorno della Repubblica. Questo calendario sarebbe rimasto in uso fino al 1805. I mesi vengono ribattezzati su basi naturali, la settimana diventa di 10 giorni e la domenica cessa di esistere. Tutti i riferimenti a festività religiose sono eliminati, sostituiti da controparti laiche. Il sistema del terrore, intanto, continua. Con la legge del 4 dicembre 1793, i ministeri sono aboliti. Tutto il potere centrale, dai distretti ai comuni, passa al Comitato di Salute Pubblica. Sempre il comitato, nel marzo del 1794, ne ha avuto abbastanza degli estremisti montagnardi, ébertisti e arrabbiati. Il 24 marzo sono tutti arrestati, processati e giustiziati. Ha inizio il grande terrore, in cui Robespierre prende le redini della Repubblica. Anche i moderati non possono più essere tollerati, smidollati che avrebbero tradito la rivoluzione al primo problema. Così almeno pensa Robespierre. Gli indulgenti, così chiamati moderati, vengono colpiti dal comitato e i loro leader, Danton e Desmoulins, processati e giustiziati nell'aprile del 1794. Con la scomparsa degli indulgenti, Robespierre non ha più rivali. È lui, di fatto, il capo indiscusso di Francia, con poteri quasi dittatoriali. La legge di Pratile del 22 Pratile dell'anno secondo, ovvero il 10 giugno 1794, cancella ogni parvenza di legalità. Il tribunale rivoluzionario può ora condannare sospetti solo per convinzione morale dei giudici, senza alcuna testimonianza. La dichiarazione dei diritti dell'uomo diventa carta straccia. Robespierre, nel suo fanatismo, ha distrutto lo stesso sistema repubblicano che voleva così strenuamente difendere. La ghigliottina sarà per sempre sinonimo di rivoluzione. Questo periodo di violenza cieca dovrà pur finire. Forze sempre più grandi si stanno organizzando per vendicare tutto quel sangue versato. La Francia attende la sua gioventù dorata.